Giulia era buona, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Giulia amava la letteratura inglese, Jane Austen, e voleva andare a vedere la brughiera. Giulia si dimenticava sempre le chiavi e una volta, tentando di scavalcare il cancello per entrare, si è strappata il cappotto e la felpa. Giulia era la mia sorellina, ma era anche la mia sorella maggiore, e Giulia mi diceva cosa dovevo fare quando non ero sicura e mi dava sempre ottimi consigli, che molto spesso non mi piacevano perché non erano quello che speravo di sentirmi dire, ma lei era onesta e dava ottimi consigli. Le notti d'estate andavamo in un parchetto vicino a casa e ci stendevamo sulla cesta di corda. Rimanevamo lì a dondolarci piano, guardando le stelle, sentendoci infinite, con le viti che si conficcavano nella schiena perché forse eravamo un po' troppo grandi per quella cesta, ma non andava bene così. Ora Giulia, in quella cesta ci sto comoda, ma non è più bella senza di te, perché guardo il cielo e ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà di un gelato con la mamma. Prima o poi ci rivedremo, te lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me e che continuerai a essere mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato.